Ciao a tutti, ben ritrovati ad una nuovissima puntata di Sotto la Lampada. Oggi ritorniamo con i classici video recensioni. Siete stufi di nebbia, neve, grigiume? Oggi vogliamo immaginarci una bella giornata di giugno, con quel sole che ancora non ci fa pezzare, diciamo. Abbiamo bisogno di qualcosa di rinfrescante e eccola qui. La Citrus Twist della Village Candle. Prima di partire con la recensione di questa bionda, ringrazio Luisa di Comindue che ci ha offerto il materiale per questo video. Il suo negozio è una meraviglia, ho avuto l'occasione di visitarlo nel periodo felice di zona gialla piemontese e si poteva letteralmente navigare tra le giare, tanta era la merce a disposizione. Ovviamente, lockdown fatti da parte, la cara Luisa vende online e troverete tutti i suoi riferimenti nei commenti qui sotto. Bando alle ciance, si parte! Anzi no, avete messo like e vi siete iscritti? Ok, ora parto davvero. La Citrus Twist fa parte della famiglia olfattiva fruttata agrumata, una delle mie preferite. La Village Candle nel particolare dice: rinfresca la tua casa con un'esplosione di mandarino fresco, limone piccante e ananas dolce. Questi brillanti schiocchi di colore portano sentimenti di felicità e gioia, poiché gli agrumi ti aiutano a spremere la giornata. Come note aromatiche abbiamo di testa mandarino e scorze di limone, di cuore ananas e di fondo fiori di pompelmo. Prime impressioni, vado a snuffiarla a freddo. Questa mi piace davvero tanto. La giara Citrus Twist sembra proprio un barattolo di marmellata alle arance. L'etichetta raffigura delle spirali di bucce d'arancia e la cera, come potete ben vedere, l'apriamo anche, è un po' consumata però, rende l'idea. Cosa stavo dicendo? Ah sì, la cera è di un bel arancione vivace. Aprendo la giara, la prima impressione che si ha è quella di annusare della vera marmellata d'arancia. Si sente una nota di arancia caramellata accompagnata da una nota amarognola, proprio tipica della marmellata di agrumi. Adesso non perdiamo tempo e andiamo a metterla sotto la lampada. Sotto la lampada la fragranza è molto dolce e per nulla aspra. Anche se non è dichiarata in piramide, è molto forte la nota di arancia candita che ben si mescola con le altre note agrumate di mandarino e limone. Si sente inoltre una leggera nota di ananas che contribuisce a donare la dolcezza della composizione. La componente fiorita non la sento. Pur essendo molto dolce, la fragranza devo dire che non è fastidiosa perché si espande con un'intensità media. Nonostante sia una fragranza agrumata, è abbastanza persistente anche dopo lo spegnimento della lampada. È dolce e golosa e questa profumazione secondo me va bene per qualsiasi periodo dell'anno. Starebbe molto bene ad esempio in cucina o in salotto. Se siete fan delle profumazioni agrumate, deve per forza essere vostra. Ringrazio ancora Comindue per la collaborazione, potete acquistare questa e altre sorelle della Village Candle, e non solo oltretutto, presso il suo negozio, di cui avrete tutti i dettagli qui sotto nella descrizione. Oltretutto potete utilizzare il nostro codice sconto SOLALAMB, vabbè vi metto come si scrive sotto, per avere uno sconto sui prodotti. Ragazzi, ricordatevi i like, l'iscrizione al canale e di seguirci su tutti gli altri nostri social. Ci vediamo al prossimo video, piccolo spoiler, rimaniamo sempre sul tema agrumi. Ciao, al prossimo video!